Salve amici di YouTube e benvenuti in questo ottavo episodio di Amnesia. Ok, abbiamo visto il Piggy nella settima puntata. Cos'è? Direttore di fabbrica, grazie. E c'era un Piggy qua che stava correndo. Cioè, allora, in pratica, cosa è successo? Che, rifacendo lo stesso percorso, perché era crashato il gioco, in pratica, quando mi sono messo a correre in questa stanza, di nuovo, in pratica vedevo il Piggy che correva qua ed è andato giù. Quindi sei... era perché volevo vedere se c'era qualcosa di nuovo. E si va qua sotto. Bel posto accogliente. Ecco. Cosa a caso. Ok. Ok, sicuramente dobbiamo fare qualcosa con qualcosa. Un qualcosa con un qualcosa, sì! Sì, sì, ovvio. Non ci ho capito un cazzo. Sicuramente devo mettere questo qua dentro. Ma era sempre più ovvio. E magari andare qua, vero? Chiudi. Che meno se c'è un Piggy. Troppe stanze, troppe stanze. Belle le porte scorrevoli. Buggato. Che è tutta questione di forno, eh? Altro? No? Vediamo. Perfetto. Dobbiamo fare l'1, il 3 e il 5. Vabbè, c'era una lettera, sicuramente vuol dire quello. Il concetto. Ok. Ma è sempre più ovvio. Ma e che cazzo? Ma stiamo scherzando? Che cosa? È sempre più ovvio. Dobbiamo accendere i fuochi di Natale. E se scende giù dal ciel lieve. Basta che non mi appare un Piggy. Questo video sicuramente lo vedrete dopo il Natale. Cioè, lo vedete dopo il Natale, ma io lo sto facendo il 25. Abbreviato. Come semplificarvi il lavoro. Cioè, un video di Amnesia l'ho fatto il 24 e uno l'ho fatto il 25. Perché non avevo un cazzo da fare. Oh.
Ok. Oh cazzo. Porca zozza. Quanti minuti siamo che mi sono già cagato in mano due volte? 6 minuti, bene, abbiamo altri 12 minuti. O 14. Oh cazzo, è lì il piggy! È lì il piggy! Fighi, non mi violentare, non ho fatto niente io. Non ho mai violentato nessuno, mai un pink in vita mia. Ma dovrei capire dove devo andare. Mi sa che un pigli mi gira intorno. Non so poi dove andare, ma sto andando a cazzo solamente per non vedere il piggy. Oh cazzo! Cazzo, cazzo. Sei strano, mio piccolo piggy. Cazzo, mi sono fatto male. Magazzino composto X, pericolo, non usare fiamme vive. E sto male ancora.
La cassa è arrivata stamattina e l'ho fatta recapitare direttamente al laboratorio. Il corpo è in eccellente stato di conservazione, pur emanando un sottile quanto nauseabondo odore di umido e marcio. La forma è umanoide, ma è affetta da importanti deformità scheletriche. Tracce di cinghie e di pelle percorrono il torso, deformato, con masse muscolari e lussazioni considerevoli. È difficile accettare se si tratti della vittima sfortunata di un barbaro intervento chirurgico o se, all'opposto, siano intervenuti per dare parvenza umana a un corpo nato deforme. Non so dire cosa sia, ma fiuto un collegamento alla sfera e sospetto che il mio prozio sia collegato alle sue bizzarre condizioni. Allora è possibile che il corpo può essere rimodellato per farne uno strumento, accelerando il processo evolutivo del signor Darwin. Ma da questo punto il mio cammino e quello del mio prozio si separano. Ha scelto gli uomini come oggetto dei suoi esperimenti, ma gli uomini sono difficili da controllare, corrotti dal sentimentalismo. Non ci occorre una nuova creatura da utilizzare come bene, leale, intelligente, forte, facilmente saziabile. Bene. Ci sono due porte qua. Una è chiusa e l'altra era chiusa. Quindi devo andare da un'altra parte. Devo andare qui? No, si può andare. Bene. Quando mai non c'era un piggy là in fondo? Quando mai? Ah, non c'è niente in verità. Mi è sembrato di aver visto qualcos'altro. Qualsiasi cosa che non era quello che credevo io. Chiusa. Ma è ovvio. Nel nido delle uova, cullata nelle sue mani sudate, risucchia via la febbre dal suo corpo. Lui sogna di uccelli lontani nella verde volta della giungla. Un giaguaro che tossisce all'alba. Sono cose che i caricamenti che mi succedono ogni tanto. C'è un edificio in pratica, disegnato. Ma lo vedrete forse adesso. Perché ci sono delle scritte. Se mi arriva un piggy come tipo su... Minchia. Come su Outlast, che ripara il vecchio. Oh, sai che così. Si è distrutto tutto. L'ascensore. Addio. Piggy? Piggy? Presto, Mendus, trova l'entrata più vicina. I bambini piangono nell'oscurità e l'acqua continua a salire. Grazie. No, ma grazie per questi... Vabbè. Per facilitare l'assimilazione dei gruppi di tessuti è richiesto un composto chimico che consenta la coesione cellulare. Lo smaltimento dei soggetti non coesi deve essere immediato e mediante incenerimento o si rischia la continua
animazione senza forma. Essa è piuttosto sgradevole. Per mantenere la coesione dei soggetti in riassemblaggio è sufficiente un semplice composto con un Brennenburg Infusion viate e fluido orgone monad disperal in parti uguali. Cos'è che, vabbè, somministrato in endovena. Il composto è instabile e altamente reattivo alla luce. All'interno del corpo può essere attivato tramite esposizione alla lampada di Schumann. Nell'ambiente è altamente corrosivo, al punto da distruggere anche piccole quantità di metallo. Bene. Carina la luce. Ok. Ah, io devo trovare dei composti come su Amnesia The Dark Descent e riuscire ad aprire quel lucchetto. Bene. Non chiederei di meglio. Guardo il cronometro. Perché non mi sarei mai sbalordito di trovare qualcosa qui dentro? Recinti. Magazzini refrigerati. Bene. Quindi io so. Andiamo prima nei recinti. Strano caso è quella del video. Strano caso abbiamo Piggy. Qui non c'è nessuno. Quindi lì. C'ho un vetro volante, non ho paura di usarlo. Seduto fai ancora più casino di quando sei in piedi. Te l'hanno mai detto, no? Oh cazzo! Perché non mi sono stato a casa ieri sera? Perché sono venuto a infiltrarmi in questa merda? Per forza qua devo andare, eh? Non è che... Mm.
Oggi abbiamo ricevuto un'altra partita di ecco, buonanotte. Minorati psichici. Sono gli esseri umani più miserevoli che abbia mai visto. Nessuno si domanda dove vadano a finire. Le autorità di Bedlam sono solo felici di liberare le loro sale sovraffollate e puzzolenti. Non misuriamo i loro crani e misuriamo i loro crani e controlliamo i denti, diamo loro del laudano per tenerli buoni. Aspettano una in fila come il bestiame, con gli occhi marroni senza un barlume di vitalità e la pelle sudicia. Alcuni si insozzano i calzoni nell'attesa. Entrano in fila nel manipolatore. Sento il fischio del gas, sento i gemiti sommessi mentre i denti vengono rimossi e le ossa vengono ricomposte. Sento i porci gridare. Abbiamo tolto tutti gli specchi. Dopo il processo e il loro riflesso è tormentarli di più. Dopodiché cammino fra loro mentre dormono. Miei figli, sussurrò nei loro sogni. Adesso siete i miei figli, o di nuovo dei figli, e le loro forme imperfette saranno il motore che farà scorrere nuovamente il mio sangue. Ok. Ragazzi, per questo 8° episodio è tutto, ci vediamo nel 9° episodio, quindi ragazzi, ciao a tutti!